Ciao ragazzi, oggi andremo ad analizzare la partita fra Milan e Juventus. La squadra di Pioli nel primo tempo è riuscita a subire molto poco, mentre nella seconda frazione i rossoneri con voglia e grinta sono riusciti a ribaltare il risultato. Andiamo ad analizzare la partita. I padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1 con Rebic e Ibrahimovic in mezzo e Paquetà spostato sulla zona sinistra del campo. Dall'altra parte la Juventus risponde con il 4-3-3 con davanti Ronaldo, Higuain e Bernardeschi. I bianconeri in fase di non possesso si schierano con una sorta di 4-4-2, dove sulla destra Bernardeschi torna su Theo Hernandez, mentre dall'altra parte Rabiot accorcia il campo. Quando il pallone arriva sulla corsia di Conti, allora la squadra si sposta da quella parte con Rabiot sull'esterno basso, mentre Ronaldo e Higuain rimangono sui due difensori centrali. Questa pressione dei bianconeri spesso non è stata particolarmente efficace. Qua vediamo per esempio che Kessié non è preso da nessuno dei due centrocampisti juventini ed è libero di ricevere il pallone in mezzo al campo. Inoltre, visto che Pjanic e Bentancur sono costantemente impegnati a gestire Bennacer e Kessié, si viene a creare uno spazio fra la linea difensiva e la linea di centrocampo della Juventus. Infatti la pressione della Juventus è effettuata in questa maniera: Higuain e Ronaldo sui due difensori centrali, mentre sulla destra è Bernardeschi a curare Theo Hernandez. Quando il pallone arriva a Conti sull'altra fascia è Rabiot ad uscire, dunque tutta la squadra stringe su quel lato. Sui due centrocampisti centrali del Milan sono Pjanic e Bentancur a dover essere attenti, e dunque si viene a creare uno spazio fra la linea di centrocampo e quella di difesa della Juventus, dove possono andare ad agire i trequartisti e gli attaccanti del Milan. Qua vediamo ad esempio Paquetà ad andare ad agire in questo spazio di rifinitura e a ricevere il pallone da Romagnoli. La posizione del numero 39 è molto spesso accentrata, in questo modo stringe la difesa avversaria e in questo caso a tre Bernardeschi, creando uno spazio molto pericoloso per Theo Hernandez che spinge molto sulla corsia. E infatti, come possiamo vedere dalla grafica delle posizioni medie del Milan nel primo tempo, Paquetà rimane molto più accentrato e Theo Hernandez sulla fascia è molto avanzato. Ad andare ad agire in questo spazio non è stato solo il brasiliano, ma anche Ibrahimovic. Infatti il numero 21 ha agito quasi da seconda punta alle spalle di Rebic. Ma i due giocatori chiave di questa partita sono stati Kessié e Bennacer, i quali hanno giocato rispettivamente 75 e 66 palloni, primo e terzo della classifica di questa partita. In particolare il numero 79 ha avuto spesso spazio per andare a giocare in ampiezza su Saelemaekers, giocata che, come abbiamo detto prima, diventa fondamentale contro una squadra come la Juventus. E inoltre anche gli attaccanti si muovono in funzione di questa soluzione. Qua vediamo Ibrahimovic andare a tagliare verso il centro, mentre Kessié serve ancora una volta Saelemaekers. Infatti la Juventus con il suo sistema di gioco si va a stringere verso il lato palla, sia con i centrocampisti che accorciano, sia con la linea difensiva, e dunque va a scoprire il lato opposto dove Kessié spesso trova Saelemaekers. Spesso gli ospiti provano una pressione alta, ma quando il Milan riesce ad avanzare e dunque anche il centrocampo della Juventus si abbassa, allora i due attaccanti Ronaldo e Higuain non sono molto coinvolti nella fase di non possesso e dunque ancora una volta Bennacer e Kessié hanno molto spazio per giocare. Dall'altra parte il Milan in fase di non possesso invece vede Rebic tornare spesso su Pjanic e dunque aiutare Bennacer e Kessié nelle marcature dei tre centrocampisti, le quali sono effettuate anche grazie all'esterno opposto di centrocampo, in questo caso Saelemaekers, che si va a stringere su Rabiot. Il numero 56 e il numero 39 Paquetà si sacrificano molto in questa fase di gioco e qua vediamo proprio il brasiliano tornare su Bentancur al limite dell'area. Inoltre un duello di gioco che spesso si è visto in campo è quello fra Ronaldo e Conti. Il numero 12 infatti segue costantemente CR7 e soprattutto nel secondo tempo i due andranno molto a contatto. Ma invece sul tramontare della prima frazione di gioco i rossoneri rimangono piuttosto chiusi, aspettando gli avversari sul cerchio di centrocampo e con marcature davvero ben gestite ben effettuate, motivo per il quale la squadra di Pioli è riuscita a subire poco. La Juventus comunque cerca delle soluzioni in fase di possesso. In particolare Ronaldo spesso si va ad accentrare e dunque sono Danilo e il taglio di Rabiot sulla fascia a cercare di sviluppare il gioco anche con l'ausilio di Pjanic. Negli ultimi minuti dei primi 45 di gioco i bianconeri trovano fiducia e creano ben tre azioni veloci che mettono in difficoltà la difesa del Milan. Qua vediamo la giocata al 44esimo e poi il tiro di Higuain favorito dal colpo di tacco di Bernardeschi nei 2 minuti di recupero.
Nella seconda frazione di gioco il Milan entra in campo effettuando un pressing alto, ma proprio alla prima azione la Juventus trova il gol dell'1-0. Cuadrado lancia per Rabiot, il quale con grande forza fisica riesce a recuperare il pallone su Bennacer e Kessié. Dunque il numero 25 dopo un tunnel su Theo Hernandez riesce a portarsi in mezzo al campo. E Romagnoli in questo momento, quando si gira per andare a contrastarlo, è troppo lontano dal francese, che dunque arriva al limite dell'area di rigore e segna un gran gol alla sinistra di Donnarumma. Il francese è stato uno dei migliori giocatori della sua squadra in questa partita, dove ha percorso circa 8,5 km e effettuato 19 passaggi con la percentuale di riuscita del 90%. Dunque i rossoneri, nonostante il gol subito, continuano la pressione alta e Romagnoli accompagna queste situazioni seguendo sempre Higuain. Infatti il numero 21 scende spesso a cucire il gioco con i compagni, mentre dall'altra parte anche Bernardeschi è piuttosto mobile. E al 53esimo la squadra di Maurizio Sarri trova il raddoppio. Quadrado, non contrastato, vede il movimento di Ronaldo in profondità e lo serve con un lancio lungo. Romagnoli e Kjær sbagliano la lettura di questo passaggio e si scontrano fra loro. Dunque Ronaldo al tu per tu con Donnarumma non sbaglia e segna il 2-0. Il Milan dunque prova a reagire. A inizio secondo tempo Çalhanoğlu è entrato al posto di Paquetá. Il numero 10 è subito molto dinamico, sia muovendosi in mezzo al campo, sia creando un asse con Theo Hernandez molto pericolosa che porta spesso al cross. Cross sui quali si va ad inserire, oltre a Rebic e Ibrahimovic, anche Salemakers. Comunque la squadra di Pioli continua a giocare come nel primo tempo e cerca molto spesso il gioco in ampiezza, ed è proprio da queste situazioni che scaturisce il rigore dell'1-0. Çalhanoğlu cambia gioco su Salemakers, il quale torna ancora una volta da Kessié e poi nuovamente sulla zona sinistra del campo. Theo Hernandez e Çalhanoğlu scambiano con una sovrapposizione interna del numero 19, il quale non viene contrastato e riesce a crossare. Il colpo di testa di Rebic viene colpito con la mano da Bonucci e Ibrahimovic riesce a realizzare il rigore del temporaneo 2-1. Pochi minuti dopo, con l'ingresso in campo di Leao, al posto di Salemakers è il numero 17 a ricevere il pallone in ampiezza. A questo punto gioca dentro per Kessié, il quale con un'altra triangolazione, questa volta coinvolgendo Çalhanoğlu e Ibrahimovic, riesce ad inserirsi alle spalle dei giocatori della Juventus e una volta dentro l'area di rigore, complice una deviazione, riesce a segnare il gol del pareggio. La Juventus dunque è in difficoltà e l'azione successiva Ronaldo perde un brutto pallone in mezzo al campo. Dunque Çalhanoğlu serve Rebic, che subisce fallo, ma sul vantaggio Leao va a riprendersi il pallone e va all'uno contro uno contro Rugani. Dunque da posizione defilata riesce a segnare il gol sul primo palo a Szczęsny. La Juventus prova a risistemarsi, ma come vediamo non ci sono grandi movimenti senza palla e la manovra è statica. Dopo svariati cambi di Maurizio Sarri è Bentancur a posizionarsi da regista, mentre Ramsey e Matuidi sono le mezzali. La Juventus dunque prova una pressione alta, anche piuttosto scoordinata, e quando riesce ad avere il possesso del pallone porta molti uomini in mezzo all'area di rigore. Ma all'80esimo Alexandro effettua un altro errore. Sulla pressione del Milan prova a cambiare gioco, ma il passaggio è corto. Dunque Çalhanoğlu riesce a intercettare il pallone in una posizione veramente pericolosa e serve Rebic solo in mezzo all'area di rigore, che di sinistro batte Szczęsny per il definitivo 4-2. Negli ultimi 10 minuti il Milan riesce comunque a gestire il possesso del pallone e a rimanere molto compatto in fase di non possesso e dunque porta la partita alla conclusione conquistando 3 punti. Bene ragazzi, questa era l'analisi di Milan-Juventus. Personalmente penso che Milan abbia giocato una buona partita e meritato la vittoria. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me e quali sono secondo voi i problemi di questa Juventus. E noi ci vediamo alla prossima analisi tattica.